Buonasera a tutti e grazie di essere qui questa sera insieme a noi per presentare il progetto di Uniti per Caiazzo, la lista numero uno che si presenta alle elezioni del prossimo 10 giugno. Uniti per Caiazzo si ricandida ad amministrare la città per dare una speranza ad una città che per mesi, per anni, è passata da uno stato di vegetazione ad uno stato di campagna elettorale, con promesse e con quant'altro in questi giorni ci si sta promettendo andando nelle case della gente. Noi siamo qui con spirito di rinnovamento, con uno spirito nuovo, con la voglia di fare, con la voglia di amministrare. Il cambiamento tanto sbandierato in questa campagna elettorale dalla lista numero 2 è un cambiamento falso, è un cambiamento di persone che per 10 anni hanno già amministrato questa città, a partire dal gruppo Sibillo, a partire dall'attuale sindaco. Di rinnovamento non c'è nulla, è inutile parlare di rinnovamento ai cittadini. E se c'è qualcosa da denunciare, se ci sono degli atti illegittimi, se ci sono delle falsità, è opportuno che chi le sbandiera le vada a denunciare, altrimenti è complice di tutto quanto non viene denunciato. Così. Se non si denuncia, almeno per la buona educazione, si abbia il buon senso di tacere. Noi vogliamo venire in piazza questa sera e raccontare che cosa vogliamo fare, dirvi i nostri progetti, spiegarvi il nostro programma elettorale. Un programma elettorale che è stato messo insieme da tantissime persone, non solo dal sottoscritto, ma con tante persone con la buona volontà, con tante persone che hanno dato la disponibilità a candidarsi e che oggi sono qui, da uomini e donne liberi, giovani, senza né padre né padroni, ma semplicemente con la voglia di fare il bene per la città di Caiazzo. Ve li presento. Raffaele Mone, Barbara Albano, Giovanna Santa Barbara, Monica Pedrazzuoli, Teresa Fasulo, Antonio Consillo, Giovanni Di Sorbo, Antonio D'Agostino, Alfonso Mondrone, Tommaso Pannone, Ida Sorbo, Antonio Accurso. Questa è la squadra di Uniti per Caiazzo, la lista numero uno che si presenterà alle elezioni e che nei prossimi giorni continuerà a cercare di spiegare che cosa vogliamo fare per questa città e non continuare una campagna elettorale a dare spiegazioni e alle illazioni che i mendicanti della politica stanno in questi giorni portando nelle vostre case. Prima di affrontare dei temi importanti che a noi sinceramente avremmo voluto neppure toccare perché riguardano anche attività private, lascio la parola a Giovanni Di Sorbo. Buonasera amici ed amiche. Buonasera a voi tutti, sono Giovanni Di Sorbo, caiatino DOC. Scusate l'emozione e la voce roca. La mia candidatura nasce da molteplici fattori, mi preme farvene presente solo due questa sera. Il primo, l'amore incondizionato per il nostro territorio,
Il secondo, non meno importante, la necessità di creare condizioni favorevoli volte ad assicurare un futuro migliore ai nostri figli e nipoti, affinché non siano costretti a cercarselo altrove un domani, lontano dalla propria terra e dai propri affetti. Il momento, voi lo sapete bene, non è favorevole. Le criticità sono evidenti in ogni ambito, sia locale che nazionale. Ma è proprio adesso che bisogna impegnarsi di più, lavorando in gruppo e restando uniti. Il mio impegno è rivolto in varie direzioni. Supportare le associazioni presenti sul territorio, favorire la nascita di nuove associazioni, cooperative e consorziate, al fine di creare occupazione ai tanti giovani e meno giovani cittadini del territorio cagliatino che versano in condizioni difficili e vivono disagi familiari quotidiani. Chi mi conosce sa del mio interessamento da sempre nei confronti delle fasce più deboli e dei meno fortunati. E laddove fossi eletto, vi assicuro fin da ora che il mio impegno in questa direzione sarà amplificato. Mi impegnerò per l'abbattimento delle barriere architettoniche affinché Caiazzo diventi una città a misura d'uomo, di ogni uomo. Inoltre, insieme a questo magnifico gruppo, mi impegnerò a 360 gradi nel reperimento di fondi, sia provinciali, regionali, nazionali ed europei, per lo sviluppo del benessere della nostra comunità e del nostro territorio, investendo in progetti quali infrastrutture, viabilità rurali ed urbane, acquedotti, servizi fognari, pubbliche illuminazioni, e metterò a disposizione tutte le mie capacità. Non fosse altro perché questo è il mio lavoro e non vuole essere un vanto dire che me ne intendo. Le cose vanno cambiate e noi le cambieremo. Sento il dovere in questo momento di ringraziare pubblicamente tutti, gli amici di sempre, i gruppi, i singoli, il comitato nato spontaneamente che con sacrificio ed entusiasmo, impegnando il loro tempo ed esponendosi senza remore, mi stanno supportando in questa campagna elettorale. E lasciatemi dire che questa è già una mia grande vittoria personale. L'unione la fa la forza ed uniti si vince. Amici, il 10 giugno tutti uniti, votare la lista numero 1, uniti per Caiazzo con il nostro candidato sindaco Stefano Ciaquindo. Grazie. La parola ad Antonio Consiglio. Cari concittadini, buonasera e bentrovati. Caiazzo ha bisogno di ripartire. Caiazzo ha bisogno di ripartire dalla partecipazione vostra alla vita politica della comunità cagliatina. Me l'avete chiesto e io voglio ascoltare questa vostra esigenza. Questa amministrazione propone di darvi partecipazione alla vita politica della comunità cagliatina secondo due linee guida: amministrazione partecipata e bilancio partecipato. Vi spiegherò questi concetti senza un linguaggio politico, ma usando un linguaggio più comune e più consono alla serata. Allora, l'amministrazione partecipata e il bilancio partecipato partono da due presupposti fondamentali, che sono: il primo è quello di eliminare quel distacco, quel velo opaco, che io chiamo così, che a volte si viene a creare fisiologicamente, forse per le disinformazioni, tra amministratore e cittadino. Certe volte lo percepite anche voi, perché spesso me l'avete fatto presente. Questa amministrazione vuole togliere qualsiasi barriera di comunicazione fra noi e voi per avere un'amministrazione partecipata. Amministrare vuol dire fare delle scelte, quindi politica uguale scelta per il cittadino. Chiaro il concetto? Politica, scelta per il cittadino. Dove si fanno le scelte per i cittadini? Le scelte per i cittadini si fanno nel bilancio.
è lì che si fanno le scelte importanti per il bilancio, cioè quando noi andiamo a programmare. Secondo il concetto di amministrazione partecipata e di bilancio partecipato, noi vogliamo integrarvi in queste scelte, con l'ascolto, con la comunicazione, con il confronto quotidiano, non il confronto elettorale, mirato al mero consenso del voto, che poi l'11 giugno finisce. No, con il consenso preso adesso, rispettato dopo, per le vostre esigenze. Perché noi siamo i vostri rappresentanti, niente di più, siamo sullo stesso piano, non siamo superiori a voi, siamo sullo stesso piano perché vostri rappresentanti. Se tutti noi abbiamo l'intento di far tornare Caiazzo comune capofila dell'Alto Casertano, vuol dire che ci dobbiamo attivare. Attivare è una parola che esprime nel concetto moderno il principio di cittadinanza attiva. Cioè, cari concittadini, dove la politica non arriverà, ci arriveremo noi insieme, uniti, uniti come uniti per Caiazzo, lo dice la parola stessa. È chiaro, se la politica non ci arriva, noi ci arriviamo insieme, perché voi non siete da soli e noi non siamo lì dentro chiusi. Chiaro, siamo pronti ad ascoltarvi con le nostre orecchie tutti i giorni. Attesi questi principi, passiamo a parlare del programma elettorale. Siamo qui in piazza Portavetere e quindi non si può non parlare del centro storico. Io ero l'ex assessore delegato alle attività produttive, al commercio, al turismo e allo spettacolo. E allora è doverosa una precisazione. Innanzitutto il finanziamento che ha permesso i lavori di riqualificazione del centro storico è un finanziamento preso da Stefano Giaquinto. Iniziamo a mettere questi puntini, che poi è stato sviluppato da un'amministrazione non eletta. Chiaro? Allora, consentitemi questa osservazione che voglio condividere con voi, ma sembra anche a voi che il finanziamento ha portato dei lavori di riqualificazione che sono distaccati dalla valorizzazione del centro storico? Sembrano due cose separate, due cose divise. Io non mi voglio soffermare sull'aspetto tecnico perché con molta umiltà non sono un tecnico e quindi lascio queste valutazioni ai tecnici. Ma qui manca una programmazione, una visione futura. Cioè, se io faccio dei lavori come se li facessi a casa mia, programmo il futuro, programmo una visione futura. Quello che qui non ci è stato. Allora, nel nostro programma elettorale l'obiettivo è rivalutare il centro storico con il turismo. Turismo culturale e turismo enogastronomico. A tal proposito mi preme ricordare le giornate FAI. Quanti di voi mi hanno chiesto, ma perché le giornate FAI non le ripetiamo? Signori concittadini, la risposta è semplice. Le giornate FAI le abbiamo fatte, o meglio, le hanno fatte, con un contatto di Stefano Giaquinto. Io ero l'assessore delegato e l'assessore delegato che ero io, ho avuto il contatto da Giaquinto, è chiaro? Ve lo sto dicendo io che ero l'assessore delegato. Poi le giornate FAI le hanno fatte loro che non sono stati eletti. Ecco il motivo perché non sono state più fatte. Noi cercheremo di riportarle a Caiazzo per una valorizzazione del centro storico. Turismo, quindi enogastronomico, un turismo enogastronomico che ci permetterà di non avere dei turisti occasionali, ma dei turisti che restino qui, dei turisti che restino qui devono essere incentivati con la promozione delle strutture ricettive che saranno promosse con il sito del comune che sarà digitalizzato e con gli enti di promozione culturale e territoriale come la Proloco. Turismo culturale.
Turismo culturale, lancio una proposta che mi fa venire in mente il candidato sindaco Stefano Giaquinto. Abbiamo ricevuto un importante finanziamento per Monte Carvignano dalla Germania. Allora perché non creare un percorso della memoria? Cioè, immaginate, da questo evento drammatico noi creeremo un percorso della memoria con i comuni limitrofi per incentivare il turismo culturale. Perché noi dobbiamo abbracciare tutti i tipi di turismo possibile per cercare di portare quanta più gente a Caiazzo per la rivalorizzazione del centro storico e dell'intera comunità. Mi avvio alle conclusioni perché il tempo purtroppo è sempre poco. Voglio lanciare un'idea, siamo qui in piazza Porta Vetere e allora immaginate un evento, un cartellone di eventi qui all'ingresso di piazza Porta Vetere. Questo cartellone di eventi sarà sviluppato a Largo Fossi, per esempio. Quindi Largo Fossi non solo parcheggio, ma teatro all'aperto, con lo sfondo delle colline caiatine. Pensate già a quest'idea, a quale indotto potrebbe portare. Cari concittadini, mi fermo qua e lascio la parola al mio amico collega, il dottore Mondrone. Grazie per la cortese attenzione. Buonasera a tutti, mi chiamo Alfonso Mondrone, come diceva Giovanni, anche io cittadino DOC, sono nato quasi 50 anni fa a Caiazzo, vivo e lavoro a Caiazzo. Io quando ho iniziato questa avventura mai mi immaginavo di dover, come stasera, spiegare come è nata questa compagine. Sento da un po' di tempo che si va in giro dicendo che questa compagine è stata un'idea dettata dal padre patrone, che dovrebbe essere il mio candidato sindaco Stefano Giaquinto. Allora vi spiego come funziona. Perché ve lo spiego, perché quando vengono le vostre case a dire scemenze potete rispondere. Il 19 luglio del 2017, cioè quasi un anno fa, ad un'inaugurazione Stefano Giaquinto mi chiese se avevo idea di collaborare con lui in questa avventura. Ci ho riflettuto un po' e ho chiesto anche a molti di voi cosa ne pensassero e mi avete detto prova, e da lì è nato il mio assenso all'idea di Stefano Giaquinto. Poi, come sono stati scelti gli altri candidati? Stefano, a ogni scelta che ha fatto, mi ha reso partecipe tutti, quindi nessuno in questa compagine è stata né forzata, né gli è stato promesso alcunché, perché noi non possiamo promettere nulla, noi possiamo promettere solo il bene della città, non abbiamo da offrire niente. Io sono un libero professionista, ma in prima cosa sono un professionista libero, perché mio padre e mia madre mi hanno fatto diventare professionista per avere la libertà di scegliere, quella libertà che deve essere data a tutti. Terminato questo, vi dico, mi è stato chiesto in questi giorni, nel mio primo intervento fatto nella piazza Santo Stefano, vi ho parlato di una rimodulazione della TARI e una possibile diminuzione. Essendo le casse comunali completamente vuote, e non è una cosa che io invento, siete liberi di andare al comune, chiedete il bilancio, fatevelo spiegare perché non è molto comprensibile, e capirete che non c'è nulla, non c'è un euro. E allora come si fa a ridurre la TARI? Il 15 febbraio del 2017 la Regione Campania sul BURC numero 15 ha dato la possibilità ad ogni comune di chiedere delle compostiere di comunità. Che sono le compostiere di comunità? Le compostiere di comunità sono delle compostiere giganti che possono servire circa 1800 cittadini. Caiazzo bastavano 4 compostiere, chieste a tempo debito, e a quest'ora la quota della TARI relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani, l'umido, non ci sarebbe più. L'umido costa dalle 180 alle 240 euro a tonnellata ed è la parte più costosa di tutta la TARI. Questo è il metodo per ridurre la tassazione, non ridurre l'incasso, perché è a copertura totale, bisogna incassare e pagare, ma ridurre il costo della TARI. Purtroppo questo non avviene e non è avvenuto in molti altri casi, perché la programmazione per un paese è l'elemento essenziale. Non c'è la possibilità, non c'è più lo Stato che invia
a spiacimento le risorse. Le risorse vanno cercate e vanno programmate per il futuro. L'amministrazione che andrà a prendere il posto di quella uscente avrà l'onere di ricercare questi fondi e non è semplice. Non è semplice perché la programmazione fino adesso non è stata mai fatta. Si parla ultimamente di un progetto presentato per le strade, è un progetto pensato e stampato su Facebook, ma i progetti si fanno, si approvano, si curano e si presentano. Il progetto scade il 3 giugno, sarà presentato? Non lo sappiamo perché è tutto un imprevisto. Quanto saremo noi là, perché sono certo che ci darete la fiducia di andare in amministrazione, tutto questo avverrà nella piena trasparenza, perché la trasparenza non è una parola che deve restare così, campata in aria, perché noi tutti siamo trasparenti, tutti siamo onesti, ma poi nei fatti è che bisogna dimostrarlo. Grazie per il vostro ascolto, il 10 giugno votate la lista numero 1, Unite per Caiazzo, candidato sindaco Stefano Giardini. La parola Ida Sorbo. Buonasera a tutti. La scorsa settimana eravamo in piazza Santo Stefano Menicillo e in quell'occasione ho avuto modo di presentarmi a voi. Questa sera avrei voluto parlarvi di programmi, di idee condivise dal nostro gruppo. Sono però costretta a fare delle dichiarazioni in questa sede, in questa piazza, a cui tengo particolarmente. Da tempo gira la voce di un mio probabile pentimento in merito alla decisione di aver scelto di far parte di questa lista. Dichiaro pubblicamente che mai mi sono pentita di aver fatto parte della lista Uniti per Caiazzo. E ci tengo a ribadirlo. Hanno parlato di una telefonata intercorsa tra me e la dottoressa Ella Sibillo, durante la quale io mi sarei detta pentita di questa scelta. A questo punto è doveroso che io vi parli di quell'aneddoto, perché la telefonata fra me e la dottoressa Sibillo c'è stata, e c'è stata l'11 maggio scorso, era il venerdì, il giorno prima della presentazione ufficiale delle liste. A poche ore dalla sottoscrizione da parte dei cittadini, la dottoressa Sibillo, tramite terzi, mi manda a dire alcune cose. A quel punto sono stata io a chiedere ad un'amica il suo recapito telefonico e a telefonarle, ma in quella telefonata assolutamente non è stato parlato di pentimento, anzi ho tenuto a ribadire che ero consapevole ed orgogliosa di aver preso quella scelta. La scelta di dare fiducia a chi aveva creduto in me e mi aveva dato fiducia mesi prima, Stefano Giaquinto, e non a chi mi proponeva di passare dall'altra parte 2 ore prima della sottoscrizione. Detto ciò, mi preme fare anche un'altra riflessione. La lista Caiazzo Bene Comune continua ad utilizzare una politica che un filosofo a cui tengo molto, che è Alex Langer, dichiarerebbe dello Stallgeruch. Lo Stallgeruch è una parola tedesca e significa letteralmente fetore di stalla. Viene però usato in politica per indicare quell'odore di intimità che ci fa distinguere gli uni dagli altri, che mette muri fra gli uni e gli altri. Quello che teniamo noi a ribadire stasera è che chi sta dalla parte dei diritti, perché noi stiamo dalla parte dei diritti, non sta mai dalla parte sbagliata e non sta mai contro nessuno. Il candidato sindaco Ruggeri persevera nella convinzione che la sua sia l'unica lista garante di legalità, onestà e trasparenza. E l'ho fatto soprattutto ieri sera, molti di voi forse non l'avranno notato perché sono state le ultime battute del suo intervento, quando ha citato Platone, filosofo greco Platone, con una massima che ricorda agli uomini che non c'è fallimento peggiore che essere governati da chi è moralmente inferiore. Queste sono certo le parole di Platone, ma queste sono certo le parole di Ruggeri che ha usato nei confronti nostri, dei suoi avversari politici. E
E non l'ha fatto con un attacco diretto, l'ha fatto con un'allusione, tramite una citazione, che è ancora più grave. Questa è la disonestà intellettuale di cui parlavo la scorsa settimana in piazza Santo Stefano. Questa è l'allusione, non l'attacco diretto, l'allusione che crea solamente la cultura del sospetto, perché così si deve chiamare, la cultura del sospetto è quella che stanno alimentando. Noi abbiamo deciso di stare dalla parte dei diritti e abbiamo deciso di stare dalla parte dei diritti soprattutto dei più deboli, di ripartire dai diritti e dalle disuguaglianze. L'etica la lasciamo agli altri, la lasciamo ai totalitarismi che fondano il proprio Stato sull'etica. La democrazia si basa sui diritti e sui diritti noi ripartiamo e ripartiremo, e se ce ne darete fiducia continueremo a lavorare per voi dal 10 giugno in poi. Grazie. Beh, Ida mi ha dato uno spunto per avviare il mio discorso, un discorso questa sera che voleva essere di programmi e il futuro di questa città, ma prima di parlare di programmi e futuro della città mi corre l'obbligo dover rispondere e fare delle precisazioni, e inizio proprio dal candidato sindaco, che in questa campagna elettorale evidentemente ha dimenticato che alle sue spalle c'è l'amministrazione uscente. C'è l'amministrazione uscente non eletta dal popolo. C'è l'amministrazione che oggi lo sostiene in questa campagna elettorale. Persone che sono state in amministrazione per 10 lunghi anni. Persone che hanno amministrato anche con me, nella mia giunta. Persone che sono state anche il mio vice sindaco, che sono stati i miei consiglieri comunali. Io non mi pento di nulla. Se tornassi indietro, rifarei le stesse cose. Se tornassi indietro, io non tramerei alle spalle, così come è stato detto, da qualcuno che per 20 anni non è stato mai eletto dal popolo di Caiazzo, che io tramavo insieme agli altri per mandare a casa Tommaso Sgueglia. Io ho profondo rispetto per la persona, ieri, oggi e domani. Io non serbo rancore per Tommaso Sgueglia. Io per Tommaso provo soltanto, a livello politico, un'opportunità che lui ha perso, un'opportunità che lui poteva continuare insieme ad Uniti per Caiazzo, invece ha scelto il ribaltone politico, mettendo fuori dalla giunta comunale i primi 4 eletti della città. E oggi si ripresentano con facce nuove, con altre facce. Al candidato sindaco vorrei dire che se lui ritiene che nelle passate amministrazioni ci sia stata qualche illegalità, le deve denunciare. Se crede che gli appalti vengono dati dal sindaco o dagli amministratori, beh, sta fuori fase, perché la legge Bassanini, anche molto vecchia ormai, ha dato il potere ai dirigenti, e se lui ritiene che i dirigenti abbiano fatto delle cose gravi, lo deve denunciare, altrimenti abbia la compiacenza e soprattutto la buona educazione di non offendere né chi ha amministrato, che sono i suoi stessi compagni di viaggio in questa campagna elettorale, né tantomeno i dirigenti della città di Caiazzo, del comune, che per anni sono un fiore all'occhiello per il nostro comune. Si parla di trasparenza e legalità. Per quanto mi riguarda l'hanno saputo solo scrivere su uno striscione. Ma poi il candidato sindaco ci deve spiegare come mai l'ufficio tecnico redige un progetto per il cimitero dando l'incarico a 2 tecnici esterni per 20.000 euro, dicendo che non hai tempo di poter redigere un progetto
e quindi a costo dei cittadini, perché i loculi cimiteriali li paghiamo noi, affida due tecnici esterni non di Caiazzo, offendendo quindi anche la professionalità di tanti geometri, ingegneri e architetti. E poi come fa il tecnico comunale invece a redigere un progetto da 2 milioni di euro? Ha trovato il tempo evidentemente. Tutto questo il candidato sindaco, dei suoi amici attualmente ancora al consiglio comunale e nella giunta a comune, glielo hanno spiegato come avvengono queste cose. E poi è stato detto gli appalti sempre alle stesse imprese. Beh, io vorrei dire che probabilmente i dirigenti negli anni hanno fatto bene. Solo negli ultimi anni a Caiazzo è cambiato qualcosa. Sono state estromesse dalle gare tutte le ditte di Caiazzo. Ed è sotto gli occhi di tutti che adesso la letturazione dei contatori è stata affidata a una ditta di fuori, di Teverola. È sotto gli occhi di tutti che la manutenzione dell'acquedotto è stata affidata fino a qualche mese fa o due mesi fa ad una ditta di Casal di Principe. È sotto gli occhi di tutti che l'affidamento per il recupero delle tasse è stata affidata ad una ditta di Lusciano. Ed è sotto gli occhi di tutti che la tumulazione al cimitero è stata affidata ad una ditta di Santa Maria. Beh, tutto questo il candidato della lista numero 2 lo sa o non gli è stato spiegato, non gli è stato detto? Io credo che probabilmente farebbe bene ad informarsi, o meglio, che gli altri abbiano l'educazione di avvertirlo di quanto è accaduto e accade tuttora oggi. Io dico semplicemente una cosa, noi delle scuole non vogliamo fare grandi opere, per la scuola vogliamo semplicemente dare ciò che ai cittadini è un diritto, il diritto di mandare i propri figli a scuola, di avere una mensa che funziona e non avviata dopo mesi dell'inizio dell'anno scolastico. Vogliamo dargli un trasporto per chi abita in periferia che inizi il 1° di ottobre e non che inizi dopo mesi dall'inizio dell'anno scolastico. Vogliamo offrire la possibilità di sostenere progetti didattici per i nostri figli nelle scuole e vogliamo fare in modo che la città cresca a partire dalle scuole, perché è lì che noi formiamo i nostri giovani, le nostre future generazioni. E allora è su questo che noi vogliamo parlare quando incontriamo la gente. Come fare per risolvere questi problemi? È stato chiuso l'asilo? Io dico anche giustamente, perché se c'è un pericolo va chiuso. Ma non vi fate abbindolare quando vi dicono in questi giorni che a settembre apriranno l'asilo, perché è impossibile. A settembre bisognerà trovare una soluzione degna per i bambini dell'asilo, perché non possono restare a Rione Garibaldi e mangiare nelle stesse aule dove fanno lezione. Visto che abbiamo anche altre strutture che possono essere utilizzate, perché non utilizzare altre strutture disponibili adibite già a scuola e mandare i bambini in una struttura dove più consona a loro? È questo di cui noi vogliamo parlare con voi nei prossimi giorni e soprattutto dopo il 10 di giugno, quando io mi auguro che voi insieme a noi voterete per la lista numero 1 Uniti per Caiazzo. Purtroppo ieri sera è stato fatto accenno anche ad una realtà caiatina che purtroppo, probabilmente secondo il mio parere, non andava tirata in ballo, perché sono già problemi
per i dipendenti, per la proprietà. Ma consentitemi anche una battuta però su questa cosa, perché è da anni che si va dicendo che Stefano Giaquinto ha aperto il Deco perché è il proprietario, quindi è colpa di Giaquinto che hanno aperto il Deco. Ieri sera Stefano Giaquinto, sempre proprietario, è colpa sua che hanno chiuso il Deco. Allora mettetevi d'accordo, se sono il proprietario certamente non l'avrei fatto chiudere. Se invece non sono il proprietario, abbiate la compiacenza almeno di capire che cosa è successo. Abbiate la competenza almeno di capire, visto che siete legali, visto che non ve lo devo spiegare io che sono un semplice geometra, dovreste capire che il Deco, la struttura, e che per assurdo oggi, se tornasse l'ex autovolturno, se tornasse per assurdo l'ex autovolturno, oggi non potrebbe andare più in quel sito. Sapete il perché? Perché il Consiglio di Stato ha annullato le concessioni edilizie rilasciate nel 1980 dall'amministrazione dell'ottimo compianto sindaco Giuseppe Cerbo. Questo ha fatto il Consiglio di Stato. Non ha fatto altro. Annullando le concessioni è venuto a decadere lo stabile. Non è stata annullata la concessione per l'attività commerciale. Oggi la situazione è che il Consiglio di Stato non ha dato la sospensiva perché ci sono gli elementi, a quanto dicono i legali di fiducia della parte, per chiedere la rivisitazione della sentenza del Consiglio di Stato. Una sentenza definitiva che ci sarà nel 2019. Prima del 2019 noi non sapremo che cosa sarà il futuro di quell'attività. Ma io dico un'altra cosa, visto che vi preoccupate tanto dei lavoratori, cosa che veramente vi dovreste preoccupare, perché quando c'è stato il problema un po' di mesi fa, e precisamente a marzo, i lavoratori hanno cercato aiuto dall'amministrazione comunale, ma l'amministrazione comunale si è chiusa nella stanza e non ha mosso un dito per poter aiutare quelle 20 famiglie. E ieri sera con la faccia tosta di chi non ha saputo leggere neppure le carte, ha detto che la colpa era di Stefano Giaquinto. Quando i lavoratori stavano per perdere il lavoro, l'amministrazione che cosa ha fatto? Mi ricordo, io ero piccolino, della Baby Sud, quando c'erano gli uomini all'amministrazione, quando c'erano gli uomini che valevano e che avevano l'onore di essere amministratori, sono scesi tutti in piazza, perché si doveva salvare la Baby Sud. Invece qui si sono chiusi nelle stanze. Ditelo a quelli signori quando vengono a chiedervi il voto a casa vostra. Si sono chiusi nelle stanze, non sono scesi in piazza, non sono andati a Roma per difendere i posti di lavoro. Hanno fatto tutt'altro, hanno denigrato a Stefano Giaquinto che l'ha fatto aprire e a Stefano Giaquinto che l'ha fatto chiudere. Vi ringrazio di tutta questa attenzione. Vi ringrazio davvero. E poi vorrei chiedere un'altra cosa a chi oggi si propone di amministrare. Ma la tua soluzione, cara lista numero 2, quale sarà? Hai fatto la domanda, ti sei dato la risposta che la colpa è di Giaquinto, e poi qual è la soluzione per cercare di dare un sostegno, se è vero che volete darlo, a questa attività? Il Consiglio Comunale di cui si parlava ieri sera, ed essendo un legale dovrebbe anche capirlo, più di me sicuramente, il Consiglio Comunale di cui si è fatta richiesta e che non ha ricevuto nemmeno risposta dagli uffici, perché non c'era motivo di rispondere ad una domanda così inutile, non ce n'era bisogno, perché le altre pratiche che sono state fatte con la conferenza dei servizi, che è ben altra cosa, e che riguardano la famiglia Sibillo, la famiglia, l'altra famiglia Cesarano, la famiglia Della Rocca, sono completamente cose diverse. Quindi accusarmi di non aver portato quella pratica in Consiglio Comunale, io non so come definirla, ma è inutile anche darci una definizione. Io sono certo dell'operato del funzionario del Comune di Caiazzo, del suo operato sempre
chiaro, trasparente e nella legalità. Perché poi la licenza, qualsiasi licenza, non solo quella, ma tutte le licenze che vengono rilasciate sul territorio, non sono più a firma del sindaco, non sono più a firma della giunta, sono a firma dei dirigenti, c'è la Bassanini che lo dice, ma la Bassanini è vecchia e ancora non l'avete imparato, dopo 20 anni di amministrazione all'opposizione, dopo 20 anni che non venite eletti e dopo la terza volta che ti ricandidi caro avvocato e non sarai eletto, questa sarà la mia colpa, per l'ennesima volta non sarai eletto. Non sarai eletto neppure questa volta, perché i cittadini di Caiazzo non possono essere presi in giro 3 mesi, 2 mesi, 1 mese prima delle elezioni. Qui c'è gente che ragiona, c'è gente con la testa, c'è gente col cervello, e l'offesa di farsi amministrare da quella cosa che diceva prima Ida, quella è un'offesa, non tanto a noi, ma i cittadini, siccome loro sono abituati ad amministrare e non essere eletti, mi sembra anche ovvio che lo possono pensare, perché chi non è stato mai eletto non offende nessuno. Sono state aperte le porte del comune, ieri sera qualcuno ha detto, era felicissimo di Tommaso Sgueglia, era felicissimo perché ha aperto le porte a chi non è stato eletto, ha fatto una maggioranza con chi non è stato eletto e con chi la città aveva messo all'opposizione. Questo significa aprire le porte, questo significa aprire le porte, offendere il voto dei cittadini di Caiazzo, offendere la volontà del popolo. La caserma dei carabinieri, la caserma dei carabinieri, io ho già detto in precedenza, lo sanno già tutti gli amici che sono qui della lista, il primo atto che faremo il giorno dopo l'insediamento sarà quello di chiedere al prefetto un incontro per verificare la possibilità di trattenere la caserma a Caiazzo. La caserma a Caiazzo doveva essere realizzata in via Caduri sul Lavoro, c'è un terreno di proprietà del comune alle spalle della scuola media, c'era un project financing avviato dalla mia amministrazione, dove partecipò una ditta, la Serit di Piedimonte Matese, doveva costruire la caserma dei carabinieri con 4 alloggi, più la caserma, più le celle, più i garage, più le stanze per carabinieri uomini e donne. Abbiamo fatto questo bando, c'è stata la risposta. Economicamente per noi non è stata più vantaggiosa, perché ci costava al comune circa 30.000 euro l'anno, oggi attualmente paga il Ministero il fitto e paga una cifra irrisoria. Noi avremmo dovuto pagare a quell'epoca circa 30.000 euro l'anno, ed era l'anno 2012, al Comune non era conveniente in quel momento spendere 30.000 euro per realizzare la caserma. La Giunta ne ha preso atto, non hanno preso atti i consiglieri comunali che evidentemente adesso hanno dimenticato, ma glielo faremo ricordare. E noi decidemmo di dire per il momento non c'è la possibilità che il comune possa assumersi questo mutuo per poter realizzare la caserma. Nel frattempo abbiamo fatto finanziare, il sottoscritto ha fatto finanziare l'ex mattatoio. Nel 2014-2015 sono iniziati i lavori del mattatoio. Nel 2015 noi siamo stati estromessi dall'amministrazione, quindi questo lo ribadisco per chi crede ancora che noi eravamo in amministrazione insieme ad Antonio Ponsillo, ad Antonio Di Sorbo e Patrizia Merola, estromessi dall'amministrazione. Il comando generale chiede al comune di Caiazzo gli stessi requisiti per la costruzione della caserma dei carabinieri. Beh, questo accade nel 2016. Dopo il 2016, con la precisione, il 12 febbraio del 2016, il comando generale chiede al comune di Caiazzo un sito per la caserma. Il comune di Caiazzo individua
visto che c'era già il finanziamento di 500.000 euro per la struttura dell'ex macello, individua quella struttura da adibire a caserma dei carabinieri. Il 18 aprile c'è il Consiglio Comunale, noi approviamo insieme a loro la proposta e viene mandato probabilmente qualche carta, non un progetto quindi, che si doveva mandare, ma viene mandato qualche carta al Comando Generale. Che cosa succede? Che dopo circa un anno che il Comune di Ruviano non è stato a dormire, mentre qui si dormiva, si vegetava, il Comune di Ruviano è andato avanti, ha capito che a Caiazzo c'erano difficoltà e c'era un'assenza totale su questo tema, è andato avanti e si è proposto. Ma il 6 dicembre 2017, dopo un incontro del 4 di dicembre a Caserta, dove ha partecipato anche il nostro sindaco, la Commissione per l'Ordine Pubblico, fu deciso che la caserma andava a Ruviano. Dopo due giorni arriva la lettera al Comune di Caiazzo, che rimane nel cassetto. Io, preoccupato di questa cosa, sono andato dai carabinieri a chiedere se c'erano notizie. Ho scoperto che al Comune di Caiazzo era arrivata questa nota, protocollata il 6 di dicembre, in cui si diceva che si doveva rifare il progetto e si doveva rimodulare ciò che era stato mandato. La lettera io ce l'ho, è un atto pubblico che sta sul Comune. A tutto questo nessuno sapeva niente al Comune, non si è fatto nulla. Trascorsi i fatidici 60 giorni, e quindi arriviamo al 4 di gennaio 2018, la prefettura di Caserta scrive al Comune di Caiazzo e gli dice che la caserma è trasferita temporaneamente al Comune di Ruviano. Ma dopo questa nota della prefettura, vorrei chiedere ai signori amministratori e ai signori che adesso con facce diverse si preparano a voler amministrare la città, ma che cosa avete fatto voi da quel gennaio 2018 ad oggi per cercare di fermare il trasferimento della caserma dei carabinieri? Che cosa avete fatto? Io avevo fatto una proposta al sindaco, avevo detto al sindaco, all'amico Tommaso: Tommaso, andiamo a Caserta tutti insieme, maggioranza e minoranza, andiamo dal prefetto e dimettiamoci, doveva essere solo simbolico, la poltrona nessuno ve la vuole togliere, perché siete troppo attaccati alla poltrona. Tutto questo non è avvenuto, sono rimasti incollati alla poltrona e la caserma adesso... C'è il contratto provvisorio firmato dal Comune di Ruviano, perché il Comune di Ruviano non è pronto ad ospitare la caserma, non è ancora pronto, perché ci vogliono ancora mesi. Allora io auspico che il giorno dopo le elezioni noi possiamo in qualche modo cercare di fermare il trasferimento della caserma dei carabinieri. Mi dispiace purtroppo avervi deviato su delle cose che... È giusto che voi sappiate, è giusto che la gente conosca, è giusto che la gente possa anche andare al Comune e chiederle queste carte, perché sono carte ufficiali, sono protocolli ufficiali che a volte vengono nascosti anche ai consiglieri comunali, soprattutto a noi dell'opposizione, che magari eravamo in grado anche di poter suggerire qualche cosa di positivo che non è stato mai preso in considerazione, semplicemente perché noi eravamo stati relegati all'opposizione. Bene, io mi auguro che tutto questo possa cambiare, che ci sia veramente una nuova amministrazione, che io ho presentato qui questa sera, che possa iniziare a lavorare quanto prima per il bene di questa città, perché Macaiazzo non merita di essere diventato il fanalino di coda dell'Alto Casertano. L'altro giorno sono andato a Piedimonte Matese per i servizi sociali. Sapete che cosa mi hanno detto? Perché Caiazzo c'è ancora?
Caiazzo fa ancora parte dell'ambito sociale e noi abbiamo le persone che hanno bisogno di assistenza, hanno persone meno fortunate di noi che aspettano che il comune gli possa dare un sostegno. A Piedimonte Matese hanno perso Caiazzo, non c'è più. Abbiamo perso il progetto dell'assistenza INPS-INPDAP. Avevamo l'opportunità di assistere circa 40 persone con 80 operatori sociali che lavoravano per assistere le persone. Caiazzo ha perso il comune capofila e ha perso anche la strada per andare a Piedimonte Matese, perché ci sono i verbali, non racconto fesserie, basta andare a Piedimonte e chiedere i verbali e chiedete Caiazzo da quanti anni assente. Caiazzo ha perso, Caiazzo deve ripartire insieme a voi, insieme ad ognuno di voi. Dovete sentirvi candidati per il bene di questa città. Dovete sentirvi responsabili del futuro di questa città. E allora da domani in poi ognuno di noi faccia la campagna elettorale, non raccontando le strutture faraoniche che potrebbero nascere da qui a qualche giorno per dare nuovi posti di lavoro. Quello che potrebbe nascere è solo una struttura ristorativa e alberghiera. Perché già nelle case si sta vociferando che si deve realizzare una struttura che può dare posti di lavoro. È vero, ma è una struttura di ristorazione e albergo. Quindi non facciamoci prendere in giro, soprattutto se vengono nelle nostre case a raccontarvi le cose che poi non potranno essere e che non sono così. Io auspico che il 10 di giugno la lista numero 1, Uniti per Caiazzo, abbia il vostro consenso. Il consenso della gente per bene, della gente che ama questa città, della gente onesta e quindi di tutti i cittadini di Caiazzo, non solo quelli che voteranno Uniti per Caiazzo, anche quelli che non vorranno votare dobbiamo convincere, ma qui c'è una comunità laboriosa ma soprattutto una comunità viva che ha bisogno di riprendere il cammino verso quelle opportunità, ma soprattutto quella grande voglia di far rinascere questo paese. Io mi auspico che nei prossimi appuntamenti possiamo parlare del centro storico, possiamo parlare degli impianti sportivi, possiamo parlare delle attività commerciali, possiamo parlare del centro per disabili costruito e rimasto lì da 3 anni senza che l'amministrazione abbia avuto la forza di metterlo in funzione, che possiamo parlare di strade rurali e non del progetto faraonico dove c'è qualcuno che si candida e non fa la differenza tra progetto finanziato e progetto da finanziare. Quel progetto che sarà, auspichiamo, presentato a giugno dovrà essere ancora finanziato, quindi non vi fate abbindolare che vi dicono che vi faranno la strada, anche perché in quel progetto la parte di Cesarano non è stata considerata, quindi non c'è una sola strada presa in considerazione per Cesarano, non c'è una sola strada presa in considerazione per la parte alta di San Giovanni e Paolo. Questa è la considerazione degli amministratori uscenti che si propongono a ricandidarsi e a voler amministrare la città. Questo è quello che hanno fatto. Già nella composizione della lista noi abbiamo guardato il territorio, abbiamo guardato le esigenze del territorio. Ogni candidato potrà essere il rappresentante del territorio, insieme ai gruppi, alle persone che oggi già sostengono la lista numero 1 Uniti per Caiazzo. Le opere vie. Dobbiamo riprendere il discorso delle opere vie. Lo sapete, ma nessuno lo ha detto che il consiglio di amministrazione delle opere vie si è dimesso da 2 mesi e nessuno ne ha parlato e nessuno ha visto che cosa bisogna fare, mentre lì i palazzi delle opere via continuano a crollare. Sono 2 mesi, nessuno ha preso la briga di andare a Napoli e verificare con la regione Campania quale deve essere il futuro di quella parte del centro storico di Caiazzo. Si sono dimessi gli amici del consiglio di amministrazione. Io credo che si siano dimessi giustamente, perché non hanno trovato alle loro spalle un'amministrazione che si assumesse le proprie responsabilità. Li ha lasciati evidentemente allo sbando. E allora prima che
si assumessero delle responsabilità, hanno deciso di dimettersi, da tutta la mia piena solidarietà. Non vuole essere un attacco al consiglio di amministrazione. Cultura, turismo, Monte Carmignano, abbiamo molto da fare. Lo faremo insieme, dal 10 giugno, quando sono certo che avremo la vostra fiducia, la fiducia dei caiatini, la fiducia per amministrare questa città. Noi abbiamo bisogno del vostro consenso, abbiamo bisogno oggi, avremo bisogno domani. Ma soprattutto dobbiamo voltare pagina. Dobbiamo voltare pagina di questi anni bui e dobbiamo farlo insieme. E allora, cari concittadini, il 10 di giugno, dalle ore 7 di mattina alle ore 23, c'è la possibilità di dare una svolta e di riprendere il cammino per questa città. Noi lo vogliamo fare insieme ad ognuno di voi, ai tanti di voi che hanno a cuore il futuro di questa città, ma soprattutto vogliamo farlo per il bene di tutti quanti noi. E allora io vi ringrazio, vi saluto, ma soprattutto ad ognuno di voi vi auguro un buon futuro con la lista numero 1 Uniti per Caiazzo. Grazie.